pastori misericordiosi e non pavoni o manager ministri dell'unità nella Chiesa capaci di testimoniare la tenerezza e l'amore di Dio. Con pennellate fresche e nitide, Papa Francesco ha tracciato ancora una volta quelli che dovrebbero essere i lineamenti di un sacerdote fedele alla sua vocazione. L'occasione è stata offerta dalla 52esima giornata di preghiera per le vocazioni, domenica 26 aprile, durante la quale il pontefice ha ordinato nella Basilica Vaticana 19 diaconi della diocesi di Roma. Ai nuovi sacerdoti, Papa Bergoglio ha chiesto di non essere pavoni, ma di essere fedeli testimoni del Vangelo di Cristo, perché l'esempio edifica, mentre le parole senza esempio sono vuote, semplicemente idee che non arrivano mai al cuore e addirittura fanno male. E questo sia il nutrimento del popolo di Dio, che le vostre omilie non siano noiose, che le vostre omilie arrivino proprio al cuore della gente perché escono dal vostro cuore, perché quello che voi dite a loro è quello che voi avete nel cuore. Ai presenti, Papa Bergoglio ha chiesto poi di celebrare la messa non in fretta, ma partecipando al mistero della morte e risurrezione del Signore, e di avere sempre davanti agli occhi l'esempio del buon pastore, che non è venuto per essere servito, ma per servire, non per rimanere nelle sue comodità, ma per uscire e cercare e salvare ciò che era perduto. Con il battesimo aggregherete nuove fedeli al popolo di Dio. Non rifiutare mai il battesimo a chi lo chieda. Con il sacramento della penitenza rimetterete i peccati nel nome di Cristo e della Chiesa. E io, in nome di Gesù Cristo, il Signore, e della sua sposa, la Santa Chiesa, vi chiedo di non stancarvi di essere misericordiosi. Nel confessionale voi sarete per perdonare, non per condannare. Imitate il Padre, che mai si stanca di perdonare. Il discorso è stato ripreso anche prima della recita della Regina Coeli, pronunciato dalla finestra del Palazzo Apostolico insieme con due dei nuovi sacerdoti. Nella quarta domenica di Pasqua, cosiddetta del Buon Pastore, Papa Bergoglio ha precisato che, a differenza del mercenario, Cristo Pastore è una guida premurosa che partecipa alla vita del suo gregge, e tutto questo al prezzo più alto, quello del sacrificio della propria esistenza. Nella figura di Gesù, dunque, noi contempliamo la provvidenza di Dio, rimiriamo un amore sorprendente e misterioso, che non è motivato da alcuna necessità, non è condizionato da alcun calcolo, non è attratto da alcun interessato desiderio di scambio. Ma contemplare e ringraziare non basta. Occorre anche seguire il Buon Pastore. In particolare quanti hanno la missione di guida nella Chiesa. Sacerdoti, vescovi, papi, sono chiamati a assumere non la mentalità del manager, ma quella del servo, a imitazione di Gesù, che spogliando se stesso ci ha salvati con la sua misericordia.